Buongiorno e buon pomeriggio, siamo quasi alle ore 12, 10 minuti primi di questo martedì 21 luglio 2020. Prima di parlare finalmente dell'allenamento del Baskin, senza fare nomi, insomma. Ma posso dire, cari amici, penso che tutti quanti lo sappiamo, purtroppo l'ignoranza, l'imbecillità, la deficienza esiste sempre. Quindi hai voglia tutte le volte che hanno detto anche di così, tornerà più gentili, non è vero niente. Quindi poi è normale, magari non ci si capisce. Soprattutto se ci si conosce da poco, però insomma, fatto abbastanza fresco di ieri sera. Comunque, basta. Chiudo questa parentesi, che è meglio. E invece parliamo finalmente questa sera io insieme agli altri miei compagni di team, di squadra, potremmo ritornare a calcare un campo da basket e quindi a giocare a basket, nel nostro caso a baskin, ma oltre ovviamente al gioco sarà anche la cosa ancora più bella il fatto di ritrovarsi tutti insieme dopo praticamente un'eternità. Dopo 4-5 mesi, pensare che l'ultima volta, per esempio, che ci siamo visti parlando proprio in maniera diretta e non virtualmente, è stato a febbraio. Un distacco come questo mio del basket, no? Come per tanti altri, per altre cose che ovviamente non ha fatto bene, insomma, io poi vi denotavo il fatto che intanto qui imperverso il sonno un po', dicevo che praticamente, come chi purtroppo come me soffre, diciamo, di una sensibilità molto alta, particolare, dal fatto che adesso, fortunatamente, un po' con la ripresa si stanno ritrovando i ritmi di un tempo e ovviamente speriamo innanzitutto che a settembre questo miglioramento possa continuare, poi quando prima, di avere la possibilità di fare ovviamente ad ottobre il vaccino anti-influenzale e poi sperando sempre al più presto il vaccino anti-Covid. Quindi penso, per quanto riguarda la mia forma, di prepararmi prima dell'allenamento con un po' di frutta, quindi mettere su un po' di vitamina, quindi cenare dopo l'allenamento, e sono molto curioso di scoprire questa sede tutta della Fortitudo Baschettrani, detta Fortitudo House. E quindi che dire? Piano piano tutto si sta rimettendo nei binari giusti. Beh, ieri sera, ora per aggiungere giusto qualcos'altro, ho visto la sintesi del pay per view di Horror Show ad Extreme Rules, dove però non
Non c'era un po' il riassunto del Wyatt Swamp match tra Bray Wyatt e Braun Strowman. E comunque penso che sì, come di questi periodi la federazione ha cercato di fare il meglio. Certi aspetti ovviamente, come poi sempre, vanno sempre appunto migliorati, e quindi però certo il match tra Re Mysterio e Seth Rollins, con cui Seth Rollins ha vinto cavando l'occhio di Re Mysterio, fa proprio schifo. Però c'è questa situazione con cui si dice che Re Mysterio non abbia ancora rinnovato il contratto con la WWE, quindi diciamo che io vedete certe giustificazioni per il fatto che magari non ha rinnovato il contratto, le trovo quasi una forzatura. Magari potevano trovare come posso dire, un'altra tipologia di match, ma vabbè, insomma, poi c'è chi lavora per loro e scrive le storie, poi per non parlare della vittoria così nata proprio dal nulla di Sasha Banks. Grazie poi a Bayley, che addirittura è andata a togliere la maglia di dosso dal direttore di gara ed è diventata lei direttrice di gara dell'incontro, conteggiando il pin vincente di Sasha Banks. Ma ora penso che dopo che caricherò questo video mi andrò a recuperare la sintesi di Raw, dove comunque ho letto più o meno che già lunedì prossimo ci saranno ben due match titolati: Drew McIntyre contro Dolph Ziggler, e stavolta sarà Drew McIntyre a scegliere la stipulazione della sfida, e poi rematch titolato per il titolo femminile di Raw, Asuka contro Sasha Banks, dove sarà una contesa senza squalifiche. Bene, quindi io adesso vi lascio, do spazio appunto a caricare il video, quindi sono pronto, prontissimo a palleggiare, a riutilizzare un pallone da basket e ovviamente anche a rivedere tutti i miei amici dal basket. Quindi io vi saluto tutti, mi raccomando, manteniamoci così alla tavola, perché qui tra quarantena, pangette di qui, pangette di lì, insomma, ci siamo un po' irrobustiti. Dal vostro Nicola De Lucia è tutto, quindi mi raccomando, lo dico anche soprattutto a me stesso in gamba. Poi ho preparato, vi dissi ieri già, un testo non molto lungo sul mio compleanno, che posterò domenica sul mio profilo Facebook. Spero che poi vi piaccia, insomma, spero che comunque questo passaggio dai 25 ai 26 anni, e quindi questo poi percorso dai 26 a 27, sia migliore rispetto ovviamente a questi ultimi mesi, dove comunque un po' tutti quanti non l'abbiamo vissuta bene. Per il resto, viva la socializzazione, viva il bene, viva l'affetto, viva lo sport, la cultura, il teatro, viva tutto ciò che è di bene. Quindi
Quindi io vi rimando a domani al prossimo video. Ciao a tutta la prossima. Ciao!